Tecnografica mi ha invitato a rispondere delle domande, sorprese, quindi mi arriveranno nella mail e vi risponderà. E quindi tra poco vi dico alcune cose. Che impatto hanno i social media nella professione di architetto? Io che lavoro tanto con i social media, credo che i social media oggi, a 2020, più che altro dopo il momento che abbiamo passato, è una cosa indispensabile. Nessuno può non avere i canali social, nessuno può non avere almeno un Facebook. Però Instagram è super importante, Pinterest, così che il tuo progetto può essere salvato dagli altri, può essere conosciuto. È un modo di farsi conoscere, di fare il tuo progetto girare tramite le hashtag. È così importante che uno sta solo cercando camera da letto, quindi scrivere camera da letto e cerca quindi il tuo progetto e poi può commissionare la sua camera. Tutto può succedere, veramente l'internet è una, cioè una scommessa di ogni giorno, è un tempo che ci impegniamo, però vi garantisco che vale la pena. Possiamo dire che ormai i clienti scelgono il professionista in base al suo stile progettuale? Io credo di sì. Prima poteva non solo essere, perché nei tempi in cui non c'era neanche il social media, tante persone sceglievano un professionista anche per il passaparola, perché una persona era molto brava, quindi faceva il progetto di un amico e poi l'amico parlava ad altro e quindi faceva girare il nome, no? Però oggi con i social media, anche se l'amico parla bene di te, se uno va al tuo sito e non piace quello che fai tu, non ti prendi, prendi un altro, ok? Perché sull'internet c'è la foto di tutto, cioè tutti hanno il portfolio, quindi per quello è importante farsi vedere, far vedere i tuoi progetti, ma anche te stesso, chi sei, come parli, le cose che piacciono a te, così che un professionista ha, oltre che il suo lavoro, anche il carattere, che anche il cliente deve essere compatibile, perché sappiamo che lavoriamo tantissimi con il cliente, ogni giorno telefonate, mail, quindi è importante anche capire quella persona e piacere alla persona in sé, oltre a quello che fai. E quindi sì, io direi di sì, alla fine i miei clienti arrivano da me perché vedono i miei progetti, piacciono le piante, i progetti tropicali, il legno, i colori beigiolini, comunque quello che faccio io, e si trovano molto bene. Non credo uno venga da me e si aspetti che faccia una casa super neon, gialla, che sia, perché non è quello che faccio vedere. Quindi internet serve anche per aiutare il professionista a far capire quello che vuole attirare, non fare qualsiasi cosa e poi avere il portfolio totalmente, cioè, confusionale, direi così. Dalla fine del lockdown ad oggi, quali sono le principali tipologie di richieste che ha ricevuto da parte dei clienti? Da noi, sempre in residenziale. Prima del lockdown stavamo facendo molti uffici, però ovviamente non è il momento di fare gli uffici, no? Io direi che per i co-working, gli uffici, sono delle cose un pochino più complicate. Invece residenziale dobbiamo dire che non ci siamo mai fermati di lavorare, anzi abbiamo avuto ancora più richieste, e proprio queste richieste erano di ristrutturare il bagno, perché forse il bagno è qualcosa che una persona non ha investito prima ma ha trovato importante, ma anche il soggiorno, oppure fare entrare più luce, quindi come posso migliorare il balconcino, cioè i balconi erano qualcosa veramente dimenticato, io direi così, nel senso lasciato da parte, che se uno deve ristrutturare la casa ristruttura tutto e poi il balcone forse. E durante il periodo di lockdown invece è una cosa che si è fatta curare molto. Secondo te quali saranno i trend del 2021 in ambito di interior design e style? Allora, per me un trend molto importante è quello che seguo già, ma non perché seguo un trend, perché è quello che lavoro io, cioè io essendo brasiliana vengo da Rio de Janeiro, un posto super tropicale, connesso con la natura, ho cresciuto in mezzo alla natura, il mare, montagna, foresta, quindi io lavoro molto questo a Milano, faccio le case un po' tropicali e tutto quanto, e vedo che molti altri professionisti che non c'entrano niente con questo fanno lo stesso. Non giudico, anzi credo che è giusto, perché la natura
ci ispira ed è bellissimo lavorare con la natura. Quindi io credo che questo continuerà ad essere un trend, cercare sempre il benessere, la biofilia, quindi avere questo, no? Le piante, il legno, dei materiali naturali che ti riportano un po' alla natura, a sentirsi coinvolto con qualcosa che è fuori. E principalmente durante il periodo che siamo stati costretti a stare dentro, e quindi avere questi elementi vivi dentro di casa è stato qualcosa molto importante. Quindi secondo me, più che altro di un trend così che passa, questo è un trend che continuerà nel 2021, e io spero anche di per un bel po', perché è quello che prego tantissimo, cioè che parlo, che è qualcosa veramente importante per me, no? Si vede dai miei tatuaggi, il mio modo di vivere, cioè di quello che porto con me, e spero e credo che sia qualcosa che vada avanti. Vi ringrazio per essere stati con me. Spero che vi piaccia un po' queste mie risposte così al volo, e questa iniziativa anche da Tecnografica. Grazie di avermi invitato, sono molto contenta di aver partecipato. Grazie, un saluto.